Per Fossa Cesia con Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco, e la lista civica che questa sera si è presentata presso la sede elettorale di Via Roma con il ricandidato sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco uscente di Fossa Cesia, che si ripropone con una nuova squadra molto giovane. 5 anni fa abbiamo detto di far ripartire Fossa Cesia ed è ripartita. Presenteremo ai nostri concittadini il resoconto di 5 anni di amministrazione in un contesto nazionale dove i soldi sono mancati, ma la capacità dei nostri uffici e dell'amministrazione hanno portato soldi che serviranno e sono serviti per fare numerose opere pubbliche. Dovremo far decollare Fossa Cesia sulla strada giusta, che è quella della correttezza, della onestà, della trasparenza, per fare in modo che Fossa Cesia davvero possa fare in modo che il turismo, l'agricoltura, l'artigianato e gli altri servizi possano produrre ricchezza e con la ricchezza nuova occupazione. Abbiamo avviato anche il sostegno ad iniziative con altri sindaci per potenziare la vigilanza dei carabinieri e quindi chiedere un aumento dell'organico. Abbiamo anche la possibilità nei prossimi mesi di ricevere dal Ministero degli Interni, perché 900 in graduatoria, le risorse per la videosorveglianza. Ma ci sono tante altre attività nel settore sociale, sportivo, culturale, che sicuramente daranno a Fossa Cesia il valore aggiunto per fare in modo davvero che decolli, e decolli bene. Abbiamo detto una lista giovane, ma anche coloro che l'hanno accompagnata nel precedente percorso amministrativo rimangono al fianco, sia pure dietro le quinte. Sì, assolutamente, perché i miei amministratori, che ringrazio, con cui abbiamo condiviso questi 5 anni, hanno deciso di non ricandidarsi per motivi professionali e per motivi che riguardano ovviamente anche la loro vita privata, ma sicuramente saranno al nostro fianco anche nel corso dei prossimi 5 anni, ma per dare sostegno anche ai nuovi eletti, che speriamo siano ovviamente la maggioranza nel Consiglio Comunale, per fare in modo, come dicevo prima, che Fossa Cesia sulla strada giusta possa davvero decollare definitivamente. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, scusate il ritardo, ma durante la campagna elettorale si sovrappongono sempre gli impegni. Inauguriamo la sede elettorale, modesta, significativa, controllata da me perché è sotto casa mia. Saluto tutti gli amici che sono venuti anche da fuori per darci gli auguri di una campagna elettorale tranquilla, di una possibilità di sottomettere all'attenzione di tutta la nostra comunità quello che noi abbiamo fatto nei 5 anni che si sono conclusi e quello che vorremmo fare nei prossimi 5 anni. Intanto, grazie agli amministratori uscenti, abbiamo ieri sera nel Consiglio Comunale, ultimo Consiglio Comunale di questo mandato amministrativo, ricordato le cose che abbiamo fatto, il rigore che abbiamo impiegato, la trasparenza e l'onestà che contraddistinguono sempre e comunque la mia amministrazione. Anzi, nel programma che vi consegneremo nei prossimi giorni, assieme al rendiconto ricco davvero di tante cose fatte per Fossa Cesia, abbiamo ricelebrato il decalogo che proprio qui nel Teatro Comunale, alla presenza del prefetto di Chieti, abbiamo approvato come Consiglio Comunale di Fossa Cesia. Un decalogo fatto appunto di onestà, di trasparenza, di correttezza, di rapporto con i cittadini e di semplicità nella gestione delle attività che appunto potevano portare benefici alla nostra comunità. Quindi grazie a loro, grazie agli amministratori che con me hanno amministrato, che hanno deciso per ragioni professionali, soprattutto professionali, hanno deciso di non poter ricandidarsi in questi ultimi 5 anni. E vi presento i candidati che ovviamente saranno di fronte a voi a dimostrare la loro passione. Cosa significa in politica e nell'amministrazione? Noi siamo ovviamente il raccordo tra cittadini e istituzioni, in questo caso il Comune. Loro hanno una passione incredibilmente convinta e forte. Diceva un ottimo filosofo che la passione muove il mondo. La loro passione, assieme alla mia, muoveremo definitivamente Fossa Cesia per farla sviluppare,
per farla diventare una località che sul piano turistico, dell'agricoltura, dell'artigianato, possa questa città produrre ricchezza e quindi occupazione. Io vi chiedo di fare loro un applauso, davvero, per una ragione molto semplice. Possono essere simpatie e antipatie, come in tutte le cose della comunità. Però l'ho esaminato ad uno, prima che appunto arrivavamo alla formazione di questa lista. Daranno un contributo importante, davvero importante, per i miei ultimi 5 anni alla guida di questa città, ovviamente, se i cittadini, la maggioranza dei cittadini, ci darà il loro voto. E metteranno il loro lavoro, la loro capacità, le loro esperienze. Ci sono anche persone che hanno maturato esperienze nella politica, e l'esperienza della politica, quella politica che, come diceva un altro grande papa, è la più alta forma di carità cristiana, serve appunto per essere al servizio degli altri. Questo lo dico sempre, perché la più alta forma di carità cristiana nella politica significa che la politica non è una cosa sporca, la politica è la democrazia, è la partecipazione, è la libertà, è la rappresentanza di tutti. In questi giorni stiamo chiudendo i lavori, non abbiamo avviato lavori elettorali, non lo abbiamo mai fatto, anzi ci sono stati dei problemi, che per esempio nel Parco della Libertà, a causa della pioggia, la ditta incaricata di pulire quel parco non l'ha potuto fare tempestivamente, ma noi abbiamo mantenuto sempre questo comune pulito, con un decoro urbano importante, e lo faremo sempre, perché siamo anche attaccati al dettaglio delle attività che facciamo. Abbiamo fatto tanto, pensate, abbiamo circa 10 opere da portare a termine. Volevamo fare il campo in erba il giorno successivo alla nostra elezione. Non abbiamo avuto, come sempre accade purtroppo, da parte anche di alcuni avversari, che la promessa di ricevere un contributo da parte della ex amministrazione regionale guidata da Luciano D'Alfonso, promessa che non è stata mantenuta per il campo sportivo, promessa che non è stata mantenuta per fare i nuovi marciapiedi lungo il viale di San Giovanni in Venere, marciapiedi che collegano il centro urbano, l'entroterra, a uno dei monumenti più belli dell'Italia, no? Uno dei tanti monumenti belli dell'Italia, che è appunto l'abbazia e l'area di San Giovanni in Venere. Ma noi abbiamo continuato, ma abbiamo avuto tanti di quei contributi. Guardate, vi racconto una sola cosa importante: quando si è in grado, assieme ai tecnici del comune, di fare progetti seri, si ha anche la possibilità di avere doppi contributi, di cui uno deve ovviamente rinunciarci. Noi abbiamo avuto un contributo per fare la nuova palestra scolastica che servirà il villaggio degli studi, che abbiamo iniziato molti anni fa con la mia prima amministrazione comunale, vorremmo continuarla nei prossimi 5 anni. Ma su quella palestra abbiamo avuto doppi contributi, di cui uno purtroppo dobbiamo rinunciarci, a beneficio di un comune che avrà questi soldi che invece avevamo ottenuto noi dal governo centrale in base ad una graduatoria, non in base ad una raccomandazione. E ci sono tante di opere che pensavamo di non realizzare. Per esempio, abbiamo messo in programma la Torre dell'Acqua in via Lanciano, è stata già finanziata dal governo centrale. C'è purtroppo la solita bugia detta a 6 comuni che hanno vinto la gara dall'amministrazione precedente. Siamo in attesa di quel 20% che la regione è obbligata a darci, perché quel bando prevedeva appunto la copartecipazione del comune e della regione. Quindi anche lì, vabbè, comunque lo inizieremo entro l'anno. Via Bonavia, La Frana, anche lì attenzione, bugia non finire, ricorsi, e abbiamo ottenuto 1.200.000. Quel ricorso poteva anche far saltare 40 milioni ad altri comuni. Per la nostra generosa disponibilità, soprattutto nei confronti di tutti i comuni della nostra provincia, abbiamo rinunciato a fare quel ricorso, ma comunque abbiamo avuto questo 1.200.000. Settembre-ottobre inizieranno altri lavori. San Giovanni in Venere, via Belvedere, San Giovanni in Venere, monumento. Abbiamo chiesto i soldi per Villa Scorciosa, per ristrutturare l'ex scuola elementare, anche lì una bugia, andiamo alla regione a presentare questa domanda, ma questa domanda non è stata mai
benevolmente accolta come ce l'ha stata promessa. Ma di queste cose ne sono successe tante. Cosa voglio dirvi e non rubarvi altro tempo? Vi prego di sostenerci, di sostenere la mia candidatura a sindaco e quella dei nostri candidati. Qual è lo scopo principale della prossima amministrazione? È far decollare definitivamente Fossa Cesia, questa città che è ripartita. Se per esempio negli ultimi mesi arrivano negli uffici del comune molti imprenditori nel settore del turismo che vogliono investire, vuol dire, cari amici, che siamo sulla strada giusta e significa davvero dare una prospettiva di lavoro ai nostri giovani. Da me sono arrivati molti giovani, avrei fatto i miracoli che non sono capace di fare per ogni singola persona, non sono mai stato capace di fare i miracoli per ogni singola persona, ma sono stato nella condizione nel passato di poter creare le condizioni perché una iniziativa potesse dare sviluppo all'occupazione attraverso gli investimenti. La zona artigianale di Sterpare, anche lì praticamente soldi promessi mai arrivati per l'illuminazione, per la definitiva sistemazione delle strade. Questo che cosa ha significato principalmente? Ha significato principalmente che quell'area oramai è quasi colma di attività artigianali e di attività imprenditoriali. Dovremmo dire tante di quelle cose, ma vi invito fin da oggi, domenica pomeriggio alle ore 18:30 presso l'Hotel Giardino, dove faremo la presentazione ufficiale dei candidati a tutta Fossa Cesia, del nostro programma e ovviamente concluderemo anche dicendo quello che abbiamo fatto nei 5 anni che si sono appena conclusi. Ieri sera ho detto al Consiglio Comunale: guardate, se si alimenta il cattivismo, soprattutto nell'attività elettorale, si pregiudica il futuro soprattutto dei giovani. Più una comunità diventa cattiva o viene alimentata la cattiveria, più sarà difficile, sinceramente, costruire una società più giusta, migliore, più corretta, dove effettivamente chi va ad amministrare si tiene conto principalmente dell'interesse e del bene comune. Io mi sono ricandidato, avevo qualche dubbio all'inizio, sinceramente, perché come in tutte le attività amministrative fatte con gran parte del proprio tempo ho avuto qualche perplessità, fugata dai miei amministratori che hanno governato con me, da molti cittadini che in genere mi scrivono una comunicazione tramite WhatsApp e da tutti gli altri amici mi hanno detto: ricandidati, perché vogliamo veramente che tu guidi questo processo ancora di miglioramento, o meglio di formazione, del gruppo dirigente che dovrà gestire Fossa Cesia. E l'ho accettato ben volentieri. Qualche mese fa non mi sono dimesso per candidarmi alla regione, avrei potuto fare il consigliere regionale, avrei dovuto dimettermi 6 mesi prima e ho avuto perplessità con i miei amministratori nel dimettermi. Con loro mi sono confrontato costantemente, mi hanno così loro consigliato di non chiudere, ma anch'io, come ho sempre fatto, non ho voluto chiudere la mia attività amministrativa 6 mesi prima circa della conclusione del mandato elettorale. E poi le elezioni ci sono state a marzo. Non devo aggiungere altro, perché sennò poi altrimenti vi annoio, e quello che dovremmo dire con un tempo un po' più lungo all'Hotel Giardino dovrà essere anche un confronto. Poi gireremo, come abbiamo sempre fatto, tutte le zone di Fossa Cesia per avere un confronto con i cittadini, un botta e risposta. Andiamo lì, poniamo i problemi, ascoltiamo i problemi. Avremmo voluto anche risolvere tante cose. Per esempio, questa mattina mi ha telefonato una persona e alla risposta del perché non abbiamo messo le luci in alcune altre zone, o perché non abbiamo cambiato con il sistema LED tutta questa zona, ho risposto semplicemente: l'avremmo potuto e voluto fare anche 6 mesi prima, 7 mesi prima, oppure in questi ultimi giorni, perché c'è un project financing, come hanno fatto molti comuni, cambio
con il LED, quindi riduzione delle spese energetiche, quindi miglioramento ovviamente della qualità ambientale, ed estendere in zone, anche per quanto riguarda la sicurezza, le luci, i nuovi, diciamo, punti luce. Non l'abbiamo fatto perché sembrerebbe proprio, per alcuni aspetti, qualcuno lo faremo, perché c'è una sperimentazione da fare subito in una zona con queste nuove lampade LED con dei pali che non hanno bisogno del guardarede, e quindi lo faremo subito perché c'è questo investimento che è collegato al project financing, e qui non sarà una questione elettorale, abbiamo deciso per fare una strada che ha delle caratteristiche, l'altro non l'abbiamo fatto. Abbiamo i 70.000 euro del Ministro degli Interni che tutti i comuni italiani fino a 20.000 abitanti devono spendere e devono iniziare a lavorare prima del 15 maggio, e quindi lo dobbiamo fare, se no altrimenti perderemo questi 70.000 euro. Gli impianti di videosorveglianza, amici miei, sapete perché siamo circa al millesimo posto e Mozzagrogna lo ha avuto? Purtroppo per Mozzagrogna la formazione della graduatoria è il frutto, o meglio, le difficoltà che Mozzagrogna ha avuto per il numero di reati che in quella città, in quel paese, ci sono stati. Noi ne abbiamo avuti di meno e siamo a 950-980, ma avremo questi soldi perché il governo sta pensando di ampliare, sempre il Ministro degli Interni sta pensando di ampliare fino ad un numero superiore i comuni dove chiaramente realizzare le videosorveglianze. Avrei tantissime cose da dirvi, anzi vi devo dire, abbiamo chiuso ieri con 31 pagine che dovrebbero essere messe in un opuscolo che riteniamo difficile da pubblicare con 31 pagine, quindi questa notte, domani notte, per chiudere anche la pubblicazione che daremo a tutti i cittadini, dobbiamo anche risintetizzare e ridurre quello che abbiamo fatto. Grazie davvero a tutti per essere venuti qua. Oggi è 1° maggio, ci sono tante manifestazioni in giro, ci sono persone che sono in vacanza questo lungo weekend, in questo lungo ponte che c'è stato. Lo abbiamo fatto perché da oggi partiamo con tutti gli incontri e con tutti i confronti. Vi prego anche di ricevere nelle vostre case i nostri candidati, lo faranno casa per casa, giusto? Saranno proprio prestati per farlo casa per casa. Mettiamoci dentro il valore aggiunto della qualità di un'amministrazione, che significa correttezza e soprattutto il bene che si ha nei confronti di tutta la comunità. Io sono stato il sindaco di tutti. Io sono stato nella condizione di non superare mai simpatie o antipatie o di chi ti ha votato o chi di non ne ha votato. Il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori, una volta eletti, devono assolutamente avere questo comportamento. Abbiamo detto tutto, grazie davvero. Mettiamoci un impegno, perché vincere le elezioni significa veramente far percorrere a tutta la comunità di Fossacesia la strada giusta. Forza Fossacesia, forza Fossacesia.